se mi alleo con questo o con quello, deriva dall'essere, ad avere la capacità di delineare un nostro perimetro politico e una nostra identità. Quindi, o si ha, come dire, la forza e la capacità di fare questo processo, e in questo processo c'è una lavorazione, cioè, abbiamo pensato anche, cosa difficile, di fare un'analisi del bilancio comunale. Guardate, compagni, se non si parte da elementi di questo tipo, è difficile comprendere che tipo di proposta si fa. Se non si... Allora, io credo che in un vuoto della politica, come quello che si è manifestato in questi anni, noi dobbiamo avere la capacità di fare delle proposte che parlino ad un ampio settore di popolazione e che rispondano a tante inquietudini diverse. Questo vuoto della politica va, secondo me, compensato con una proposta politica forte. E siccome oggi, per la prima volta probabilmente, nella nostra città, forse non saranno i partiti a decidere chi sarà il candidato sindaco e chi sarà il sindaco vincente, allora è la qualità della proposta politica, i legami che sapremo costruire nella società, il coinvolgimento e l'elaborazione comune che saremo in grado di portare avanti, può essere determinante e che valorizzi le tante intelligenze e competenze che nella nostra città ci sono. È secondo me la cosa fondamentale che ci può far fare il salto di qualità. Allora, parlare di alleanze rischia addirittura di dare eccessiva importanza a soggetti che non ce l'hanno più, di legittimare soggetti che secondo me invece dovranno stare un passo indietro. Allora io credo che noi dobbiamo ragionare in grande, sapendo che abbiamo una grande responsabilità e solo da noi oggi può venire una risposta convincente. Sapendo parlare con tutti, non escludendo a priori nessuno, ma sapendo che abbiamo bisogno, e solo noi lo possiamo fare, di elaborare proposte forti che riportino al centro non la classe dirigente, i poteri consolidati, ma il futuro della nostra città.